Se vuoi avviare la tua attività indipendente, oppure se vuoi costruirti un'entrata extra, oppure vuoi appunto lasciare il tuo posto di lavoro per fare qualcosa di tuo, sicuramente il network marketing è considerato dagli esperti, da Robert Kiyosaki, da Donald Trump, da Alfio Bardolla, da Warren Buffett e da tantissimi personaggi di spicco nel mondo del business, della finanza, è considerato, dicevo, il miglior modo di avviare un'impresa, di fare impresa. Ma perché? Perché è un business liquido. E che cosa vuol dire un business liquido? E in questo video oggi ti voglio spiegare che cosa vuol dire un business liquido. E sono qui, sono Mirko Lanfranchi con la mia lavagna e appunto perché magari utilizzerò anche la lavagna per cercare di essere più chiaro e per farti insomma degli esempi. Quindi il network marketing è il miglior modo di fare impresa. Certamente non è il business perfetto, perché non esiste, non ritengo che esista nessun tipo di business perfetto, ma esistono i business certamente migliori. E adesso lo andiamo a vedere appunto in questo video. Allora, innanzitutto, se io voglio avviare una mia attività, la prima cosa che devo sapere è quella di conoscere il mercato, ok? Cioè devo sapere dove vado a collocarmi all'interno della mia nicchia di mercato, e in modo tale che so come posizionarmi, so quello che devo fare e quant'altro. Devo individuare le migliori forme di distribuzione, cioè che cosa vendo, che cosa promuovo, che cosa distribuisco e come. Ok? Devo sapere di distribuzione. Come far a veicolare il mio prodotto, il mio servizio che vendo in qualità di imprenditore. Poi devo avere i soldi. Ok? Penso che questa sia una delle cose più importanti che incidono di gran lunga sul fatto che una persona inizi a fare un'attività in proprio o meno, perché spesso non si hanno i soldi, quindi i sogni vengono messi nel cassetto, vado a fare il dipendente, preferisco prendere uno stipendio e vado avanti così. Poi, oltre ai soldi, bisogna anche avere la conoscenza della mia attività, di come funziona. Devo conoscere le leggi. Spesso si avviano attività dove non si conoscono gli aspetti legali, gli aspetti fiscali, le procedure burocratiche per avviarla, ma anche per portarla avanti. Ne vedo tante di persone, ecco anche perché spesso si inizia un'attività in proprio e poi si chiude, perché non si sa come si fa. Molto spesso si inizia un'attività, si apre un negozio. E al giorno d'oggi ancora si spera che le persone entrino dentro come clienti. Questa è una strategia sicuramente sbagliata. Non puoi lasciare il tuo business alla speranza, al fatto che sono su strada e quindi penso che la gente entri. Se fai questo ragionamento, rischi certamente che la tua attività nel giro di 3-5 anni chiuda perché non avrai più clienti, perché ci sarà qualcuno che sarà più bravo di te e te li porterà via, perché avrà un sistema per attirarli. Quindi è una cosa molto importante. E poi se hai una tua attività, chiaramente di solito non rimani da solo, hai bisogno di collaboratori, hai bisogno di collaboratori, hai bisogno appunto di qualcuno che ti aiuta a svolgere l'attività, perché se no ti sei comprato un lavoro e devi stare dentro questa attività e c'è gente che fa così, apre un'attività e poi ci sta dentro, vive tutto il giorno all'interno di questa attività, non ha mai il tempo per se stesso, magari guadagna anche bene, ma non può neanche godersi i soldi che guadagna perché deve sempre stare all'interno di questo suo lavoro, di questa sua azienda. E non è facile trovare i collaboratori validi, non è facile trovare persone alle quali dar fiducia e appunto dove magari non ti mettono le mani nel cassetto e ti portano magari via anche i soldi. Che può capitare, a me è capitato anche alle attività che abbiamo avuto con i miei genitori, molto spesso capitava questo. Quindi ecco che per avviare un'impresa, diciamo che questi sono i punti importanti, un'impresa tradizionale, ma in più aggiungiamo anche le tasse, tassazione molto alta, quindi parliamo di un 60-65% di media a livello italiano. Ricordiamoci che l'Italia è una delle nazioni
che ha una tassazione più alta in assoluto a livello europeo, ma anche a livello mondiale. E quindi, insomma, aprire un'impresa tradizionale al giorno d'oggi diventa una vera e propria impresa, possiamo dire così, ok? Passami questo termine. Invece il business liquido è un'altra cosa. Il business liquido ti dà la possibilità di avere un'attività che non ha i costi fissi, innanzitutto. Quindi, se noi prendiamo un'attività tradizionale, possiamo metterlo qui, di solito che cosa serve? Abbiamo detto i soldi, ma a parte i soldi, serve ad esempio avere un locale, un luogo fisico dove fare l'attività, ok? Ci vuole un locale, eppure e più devi avere anche un magazzino. Cioè, se tu vendi prodotti o servizi, prodotti soprattutto, devi avere uno stock, devi avere un magazzino dove hai questo prodotto da vendere alle persone, se no che cosa vendi? Quindi magari hai immobilizzato anche decine di migliaia di euro o centinaia di migliaia di euro in un magazzino e non è detto che magari vendi tutto. Hai degli orari di lavoro fissi. Se hai un negozio devi aprire una certa ora e chiudere un'altra ora. Punto. Hai la possibilità di avere solo reddito attivo. Reddito attivo. Cosa vuol dire? Che guadagni solo se il tuo negozio vende, perché hai quel negozio, se non hai clienti non hai la possibilità di guadagnare. E hai un alto rischio di fallimento, un alto rischio, perché anche nessuno ti aiuta, nessuno ti spiega come fare l'attività, nessuno ti viene a consigliare, o meglio, se vuoi qualcuno che ti consiglia lo devi pagare, quindi devi avere un consulente che ti spiega. Quindi non hai un sistema di lavoro, assolutamente. Un modo per evitare, diciamo così, il fallimento e avere qualche cosa che è già avviato, dove c'è già un prodotto, dove non ti devi inventare niente, può essere il franchising. Però il franchising anche lì ha dei punti che sono da tenere in considerazione, dei punti deboli, molto deboli, secondo me. Cioè il franchising c'è, sempre in locale chiaramente, ci sono sempre gli investimenti elevati, ok? Investimenti. Si parla per aprire un franchising da almeno, adesso ci sono dei franchising a 7-8 mila euro e si arriva a franchising molto molto più dispendiosi anche a 100 mila o 500 mila euro per aprire un'attività in franchising, quindi è una cosa che non tutti possono permettersi, c'è un altissimo rischio anche qui a livello imprenditoriale e ci sono sempre i costi fissi. Cioè questi sono tutti i costi fissi, il locale, il magazzino, i dipendenti da pagare, i TFR, le tasse sono costi fissi in un'attività tradizionale, cioè se tu apri un'attività su strada o qualsiasi attività fisica, se anche se non guadagni, paghi le tasse lo stesso, lo Stato ti chiede le tasse, quindi magari non hai incassato niente, ma devi per forza pagare le tasse. Hai il commercialista da pagare, il consulente, sono tutti costi molto molto importanti. E in più il franchising hai anche qui solo reddito attivo e in più se vuoi non puoi allargare il business, cioè non puoi creare filiali perché devi aprire solo, puoi aprire solo un'attività. Certamente c'è un più basso rischio a livello di, come possiamo dire, di chiusura, di fallimento, possiamo dire così, e hai un sistema che funziona, perché il franchising ti dà un brand, ti dà dei prodotti già funzionanti, ti dà magari una formazione e quant'altro, però appunto diciamo ha un grande investimento con alti costi fissi. Invece il business liquido, torniamo al nostro business liquido, è attraverso il network marketing. Il network marketing ti consente di aprire un'attività senza tutte queste cose. Quindi non hai locale, non hai magazzino, gli orari li decidi tu,
il reddito è anche reddito passivo con il network marketing. Questo è il franchising, questa è l'attività tradizionale. Reddito passivo, adesso poi lo vediamo perché. Rischio zero. Zero. Perché rischio zero? Perché non investi niente, non sono richieste, non è richiesto investimento di capitali. Assolutamente. Per iniziare un'attività di network, si inizia provando dei prodotti alla fine. Sostituisci i prodotti che usi e hai in mano l'attività. E hai un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti che fai da casa o dove vuoi, c'è cioè un'attività che lavori dove vuoi, non hai magazzino perché i prodotti non li devi avere in stock in casa, non devi comprarti uno stock di prodotti da vendere, non vendi assolutamente niente, è vietato dalla legge 173 del 2005. Si tratta semplicemente di usare il prodotto, capirne i benefici, fare passaparola con le persone, perché funziona così: quando ti trovi bene con qualcosa lo dici e inizia così l'attività. Lo puoi fare online, lo puoi fare offline, lo puoi fare con i social, lo puoi fare con internet, lo puoi fare con tantissimi sistemi che io insegno. La mia attività è anche quella di insegnare agli altri come svolgere questa attività a livello professionale e fare in modo che siano le persone a cercarti, cioè diventare una persona attraente in modo tale appunto che non devi convincere nessuno, non devi spingere, ma fare in modo che le persone ti vengano a cercare perché dai qualcosa di valore. Perché grazie ai tuoi prodotti e grazie alla tua attività puoi dare una mano alle persone a cambiare la loro vita. Questo è il meccanismo. Condividiamo un nuovo stile di vita, un migliore stile di vita che possa essere condiviso a sua volta da altre persone. Questa è la filosofia del network marketing. Quindi questa condivisione crea un reddito passivo. Perché? Perché tu, oltre ad avere la promozione del prodotto, che cambiamo, cioè crei un business liquido perché? Ah, quindi non hai magazzino. Non magazzino. E quindi i prodotti tu li puoi promuovere alle persone. La persona compra il prodotto direttamente dall'azienda. Capirci. Va direttamente in azienda a comprare il prodotto, cioè l'azienda glielo manda a casa, quindi nessun magazzino. Se tu hai delle persone che sono interessate allo stesso prodotto, vuoi promuovere il prodotto, non devi venderlo, ma queste persone andranno a comprarlo direttamente dall'azienda. Quindi cosa succede? È l'azienda che si occupa della vendita, è l'azienda che si occupa della fatturazione, della raccolta del denaro. Quindi tu non devi andare in giro con la macchina a portare prodotti o raccogliere il denaro, poi magari non ti pagano o non lo so, diventa un problema. Non siamo rappresentanti di prodotti, assolutamente. Li facciamo conoscere l'azienda dalla quale noi li compriamo. Questo è il discorso. Come fai già quando tu usi un prodotto, un servizio, ti trovi bene, lo dici alle persone e fai passaparola. Quando vai a mangiare a un ristorante lo dici, solo che quelli del ristorante non ti danno niente. Invece in questo caso, se tu mandi le persone a comprare il prodotto da questa azienda, l'azienda ti dà un guadagno. Questa è la prima entrata che si ha in questa attività, cioè la possibilità di avere una provvigione dal fatturato che si genera, provvigioni che poi aumentano. Previsioni incrementali, okay, che iniziano da un 15% nel caso della mia attività, della mia azienda, e vanno fino a un 48% sulla promozione del prodotto, che rimangono poi fissi a vita, non cambiano, non si torna mai indietro. Poi non è finita qui perché a questo punto tu puoi dare la stessa opportunità alle persone di fare la stessa cosa, cioè di avere a loro volta non solo un utilizzo del prodotto, ma avere anche una provvigione dal fatto che coinvolgano altre persone a fare questo tipo di attività. Ecco che crei un'azienda liquida perché hai altre persone che collaborano con te, che non sono i tuoi dipendenti, sono dei collaboratori che tu aiuti, che segui, che formi e quindi puoi creare una vera e propria rete commerciale a questo punto.
un gruppo di persone che sono nel tuo stesso team, che loro potranno lavorare, avranno la loro attività indipendente, dove non avranno capi, non avranno nessuno che gli dice quello che devono fare, ognuno cresce per se stesso in base a quello che uno fa, ok? E può crescere, può guadagnare in base a quello che fa, quindi l'azienda dà una provvigione indiretta allo sponsor, si dice così, cioè alla persona che ha dato questa opportunità. Una provvigione che non porta via niente a queste persone, perché ognuno di loro avrà la sua provvigione in base al livello, diciamo così, dove si è qualificato in base alle provvigioni che ha maturato grazie alla propria promozione del prodotto. Quindi, diciamo così, se tu hai la possibilità di avere due, ci sei tu, poi iscrivi, non so, due persone. Poi queste due persone a loro volta scrivono due persone che fanno la stessa cosa, si diventa in quattro. Quattro diventano otto, otto che ne scrivono due diventano 16 e via discorrendo, diciamo 30 persone nel gruppo, quindi un team di 30 persone dove ci sono altre persone che fanno la loro attività, ok, grazie al passaparola. Adesso, scusa i disegni un po' così, ma non sono un disegnatore. Dicevo, 30 persone che magari ognuno ha, non lo so, 10 clienti, ok? Per 10 clienti a testa, ecco che se qui tu ne avevi 10, e avevi un guadagno sui 10 clienti, avendo creato un gruppo di 30 persone dove ognuno ha 10 clienti, a questo punto i clienti di questa azienda non sono più 10, ma sono diventati 300. 30 per 10 sono 300 clienti, quindi immagina il fatturato come cambia. Ecco che ognuno di loro avrà il suo guadagno dei 10 clienti, ma allo stesso momento la persona che ha formato questa rete ha una differenza provvigionale, come ti dicevo, in base ai vari livelli delle persone che l'azienda gli dà come gratifica per aver creato questo gruppo che fa passaparola. E questo genera sicuramente dei guadagni diversi, dei guadagni residui, ecco perché c'è un reddito passivo, perché il flusso di denaro, di fatturato che le persone generano, che è indipendente quindi dalla tua attività, cioè dal tuo lavoro fisico, ma ti dà un'entrata proporzionale a quello che è il fatturato che è stato generato da queste persone, quindi non dipende dal numero delle persone, ripeto, ma dipende dal fatturato che si genera grazie a questa azienda liquida, perché l'azienda è fatta di persone, tutte le aziende sono fatte di persone e in questo caso hai generato un'azienda vera e propria con dei collaboratori che sono pagati a loro volta a livello meritocratico sulla base delle loro attività, del loro fatturato e quindi hai creato un'azienda liquida dove l'azienda, diciamo l'azienda che produce il prodotto si occupa di mandare il prodotto a tutti quanti, ai clienti e di smistare le provvigioni e di pagare le persone. E quindi anche qui non hai problemi di dover gestire denaro e quant'altro. Non hai magazzino, come abbiamo detto, non hai investito niente. Sì, si investe un po' di tempo, certo. La richiesta dell'azienda è io non ti do problemi di marketing, non ti do problemi di dover pensare al prodotto, di dover pensare a come fare una brochure o di dover pensare come fare un logo o quant'altro. Il tuo compito qual è? Condividere con le persone questa esperienza, questa opportunità. Io ti pago per questo. E se aiuti altre persone a guadagnare, l'azienda ti paga per questo. Quindi cosa bellissima, penso che non ci sono altre attività come queste. Il network marketing è un'attività che si basa sulla condivisione, si chiama marketing collaborativo, non si basa sull'individualismo, ma si basa sulla condivisione di questo nuovo stile di vita, come dicevo prima. E quindi da qui hai in mano la tua attività. E in più c'è la tassazione. Tassazione come avviene? Abbiamo detto che nell'azienda tradizionale sei tassato sempre, anche se non fatturi. Invece col network marketing cosa succede? È l'azienda che ti versa le tasse. Quindi l'azienda si occupa non solo di veicolare il prodotto e fa tutta la gestione logistica, ma
ti paga anche le tasse, ti versa un 18% di IRPEF, se ne occupa l'azienda, a te arrivano i soldi che sono puliti. E quindi questo comporta anche di non dover fare dichiarazione dei redditi, di essere esente perché le tasse sono già state pagate. E in più il reddito di questa attività non fa cumulo con eventuali altri redditi se una persona svolge un'attività diversa, un'attività in proprio, un'attività di dipendente o quant'altro. E in più c'è anche il fatto che oltre a versare le tasse ci sono anche i contributi. Raggiunti i 5.000 euro di guadagno in un anno, l'azienda comincia a versare i contributi INPS e quindi hai un'altra pensione in base alla legge 335 del 95. E in questa la legge, in base alla legge 173 del 2005 e in base alla legge 180 e del 95. Queste sono le leggi che disciplinano la nostra attività. La legge 173 è anche quella che differenzia questa attività dalle forme piramidali, e che disciplina anche la vendita, appunto, dove la legge 173 dice che è vietata la vendita, proprio come ti dicevo prima, non possiamo noi vendere il prodotto, portarlo, farci dare i soldi, è l'azienda che se ne occupa di questo. Quindi, dicevo, hai il versamento dei contributi, e cosa vuol dire? Puoi aprire un'altra posizione pensionistica dove in 5 anni di versamenti hai già maturato una posizione, quindi puoi già aver diritto alla pensione quando andrai in pensione, nell'età pensionabile in base a quelle che sono le età che gestisce il governo e quant'altro. Però hai già, non hai bisogno di lavorare 40 anni, ne bastano anche solo 5, grazie alla legge 335 del 95. Quindi sono cose molto interessanti. Alcune persone non ci credono, pensano che non sia possibile, e invece è un dato di fatto. Ti ho dato le leggi, basta che vai a cercarle, vai a vedere su internet quello che ti sto dicendo e te ne renderai conto. Legge 335 del 95, legge 180 del 95, legge 173 del 2005. Quindi, cosa c'è di meglio di questa attività? Penso non ci sia niente di meglio per aprire un'attività in proprio, come hai visto, senza costi fissi, senza rischio, senza investimento. L'unica cosa da fare è investire un po' di tempo, come ti dicevo. Nulla è gratis, ecco perché non è il business perfetto, perché anche qui bisogna lavorare, bisogna parlare. Non è richiesto altro, bisogna farsi conoscere con le persone e in più non si è mai da soli. Un'altra cosa importante, per questa attività uno inizia e magari non sa come fare, giustamente, anche io quando ho iniziato non sapevo, però ho imparato perché c'è qualcuno, c'è lo sponsor che ti insegna. Perché? Perché il suo obiettivo è quello di investire su te stesso, perché se tu hai successo, anche lo sponsor ha successo, perché l'azienda lo paga se tu guadagni. Questo è il discorso, non c'è altro. Quindi c'è qualcuno che ti insegna un metodo, ora non sei da solo e puoi fare altro che copiare quello che è stato fatto in precedenza, quindi quello che viene fatto dal tuo sponsor. E quindi l'attività diventa più semplice, innanzitutto. Il metodo è già fatto, devi solo fare altro che seguire la strada. Il tuo compito è seguire la strada che ti viene indicata. Ecco che quindi la percentuale di insuccesso diventa certamente più bassa. Poi tutto dipende da te, non c'è altro. Sei tu che governi. Diciamo così, questa macchina sei tu che hai in mano le redini della tua attività e quindi sei tu che decidi come preferisci lavorare, se vuoi lavorare online, vuoi lavorare offline, vuoi lavorare sia online che offline. Le strategie sono tante, i metodi sono differenti e il mio compito come sponsor, come senior manager dell'azienda è quello appunto di insegnarti le strategie che io stesso ho adottato e che ti possono consentire di guadagnare in base a quello che vuoi, di avere i risultati che desideri, di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Quindi, se vuoi iniziare questa attività, contattami, puoi cliccare sul link qui sotto che ti metto per andare a vedere un ulteriore video e per mandarmi anche la tua candidatura per iniziare insieme questo progetto di business. Ricordati però che io ho spazio solo per 3 persone che vogliono veramente cambiare la loro vita o che vogliono avere dei risultati. Non ho tempo da perdere per tutti, anche perché i posti sono limitati, perché non posso dedicarmi a tutte le persone. Quindi se sei veramente interessato, clicca sul pulsante qui, iscriviti, mandami la tua candidatura, così ci sentiamo per telefono e vediamo insieme il metodo migliore per te per iniziare questo tipo di attività e per fare in modo che l'anno prossimo sia un anno completamente diverso. Se hai bisogno di qualsiasi necessità, domande, puoi anche scrivermi all'email che ti metto qui in sovraimpressione.
Bene, io ti ringrazio per l'attenzione, ti auguro, ti faccio un grande in bocca al lupo e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Mirko Lanfranchi. Ehi, grazie mille per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto questo contenuto, sentiti libero di iscriverti a questo canale cliccando sul pulsante che trovi in questo video oppure qui sotto, per non perdere tutti i video futuri. Se vuoi, lascia anche un like o un commento e ti risponderò appena possibile. Sentiti anche libero di contattarmi attraverso il mio profilo Facebook o Instagram. Intanto ti lascio i video consigliati per te. Ciao, a presto!